Campionato amatori, si parte con il girone di ritorno, si parte nel raggruppamento 2. Merengues e Boca inizialmente in questo campionato hanno recitato anche un ruolo da protagoniste, oggi si trovano a metà classifiche, ma chissà che una vittoria non possa farle tornare a recitare un ruolo da grande squadra in questo raggruppamento. Inizia in questo momento il match, non ho bisogno di dirvi quali sono le maglie, anche perché quella del Boca è abbastanza intuibile. A livello di colori gli altri sono le Merengues. Merengues in questo primo tempo attaccano da sinistra verso destra all'andata, splendida partita, vinsero le Merengues di misura. Le formazioni a partire dalle Merengues che schierano lenti tra i pali, poi Pagliero, Manni, Milia, Mulas, Liscia, Fa, Giacobbe, Carlo Cogoni, Sarrizu e Busalla. Dall'altra parte la risposta del Boca, che non arriva da un periodo felicissimo, a Romellini tra i pali, poi Congia, Cicu, Belfiori, Casti, Principalle, Enrico Fanni e Alberto Fanni. Enrico Fanni cerca il compagno, era Belfiori. È gara molto contrata, sin qui sono passati quasi, anzi qualcosa in più di 5 minuti. E non si è ancora sbloccato, eccolo lì il primo pericolo con Enrico Fanni che la prova dal limite, gran botta col destro, palla che non passa distante dal primo palo. Carlo Cogoni adesso, la prova dalla distanza scheggiando l'incrocio lontano, ha rischiato di segnare un gol pazzesco. E adesso il vantaggio da parte del Boca Senior, ha segnato se non vedo male Alberto Fanni con un, sì proprio lui, con un gran destro dalla distanza, quindi si sblocca la partita a favore del Boca. Sulla reazione immediata da parte delle Merengues e il pareggio immediato da parte di Alberto Ligia, servito esattamente dal numero 88, trattasi di Filippo Giacobbe. Neanche il tempo di esultare. Attenzione Ligia, la prova sfiorando il palo destro vicino al raddoppio le Merengues. Numero di Fache libera Giacobbe, Romellini, miracolo, e poi Giacobbe alto. Quindi fine primo tempo, Merengues 1, Boca 1, ma fin qui parità non entusiasmante. Iniziato il secondo tempo, al termine del primo le Merengues 1, Boca Seniors 1, è successo tutto nei pressi del decimo minuto, visto che al decimo era passato in vantaggio il Boca Seniors, praticamente 30 secondi dopo il pareggio delle Merengues, poi però tante conclusioni molto sballate, tranne quella nel finale di Giacobbe che ha avuto effettivamente la palla per riportare in vantaggio le Merengues senza però riuscirci. Attenzione a Liscia, viene fatto partire Liscia, Romellini riesce a dire di no e poi incredibile errore della difesa con Busalla che non riesce da pochi passi, e dall'altra parte Enrico Fanni in rete, passa il Boca, classico gol sbagliato, gol subito, incredibile. Pronto Mani, destro con palla che termina anche abbastanza larga. Attenzione a Cogoni che scappa col mancino, poi libera in area Busalla, il pareggio delle Merengues con Claudio Busalla, servito a centro area, stop col destro, ha visto l'uscita di Romellini, lo ha battuto con un destro potente e preciso. Cogoni, adesso attenzione, ubriaca un paio di avversari, poi libera ancora Busalla, c'è di nuovo Cogoni, palla che sfiora il palo sinistro, brivido per il Boca. Finisce qui le Merengues 2, Boca 2, torna a far punti il Boca, le Merengues dopo due vittorie consecutive non riescono a centrare il terzo successo di fila, di fatto è un pareggio che scontenta entrambe. Nel post partita di Merengues contro Boca Seniors in compagnia di Antonio Lenti e di Mattia Romellini, allora visto che è finita pari iniziamo da chi è più in basso in classifica, quindi da Mattia del Boca. Allora Mattia, punto guadagnato o punto perso, o due punti persi ti chiedo? Più due punti persi per come si è messa la partita, però potevano tranquillamente anche, come vincere potevamo perdere. Tanto arrivano bei suoni dalla panchina delle Merengues. Ci sta tutto. Ti chiedo Matti, eravate partiti fortissimi, poi avete avuto un periodo no con diverse sconfitte, cosa è successo? Non c'è stata continuità, magari abbiamo fatto come il Cagliari in campionato, siamo montati un po' la testa e poi
Poi anche un paio di assenze abbastanza importanti, però non si giustificano le partite perse, i punti persi. Speriamo che vi possiate riprendere presto, un bocca al lupo per il futuro, grazie Mattia. Andiamo adesso con Antonio Lenti delle Merengue. Allora Antonio, non riuscite a centrare il terzo successo consecutivo, oserei dire più per i tanti palloni sprecati sotto porta, ne avete sprecati davvero tanti oggi. Sì, è vero, purtroppo sprechiamo molte occasioni davanti alla porta, siamo poco cinici. Però comunque al di là dei risultati siamo comunque sempre un gruppo e si vinca, si perde, si pareggia, siamo sempre uniti e non molleremo mai sino alla fine, questo è poco ma sicuro. Senti, sul mercato pensi che verrà fatto qualcosa? Penso proprio di sì, visto che spesso e volentieri ci sono stati degli infortuni che ci hanno penalizzato, penso che arriverà qualche innesto. Grazie mille Antonio, complimenti anche per la tua posizione nella classifica dei migliori portieri, complimenti. Grazie, ciao Antonio.